Movida violenta e rumorosa a Vallo della Lucania, il sindaco Antonio Sansone fissa nuove regole per tenerla a bada, disposizioni che vanno a sostituire le precedenti, ritenute troppo rigide da chi gestisce i locali. La nuova ordinanza è meno restrittiva, ma impone comunque una serie di divieti che mirano soprattutto a scoraggiare l'uso di alcolici nelle ore notturne. Da mezzanotte e 30 la somministrazione e il consumo di bevande è consentito solo sul posto. Dalle 20 a mezzanotte e 30 la vendita con somministrazione di bevande da asporto è possibile soltanto con contenitore monouso. La vendita di alcolici è vietata dalle 3 alle 6 del mattino. Divieti anche per i distributori automatici, possono somministrare alcolici fino all'1:30. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno la possibilità di aprire al pubblico dalle 5 del mattino e rimanere aperte fino all'1:30 di notte, questo dal lunedì al giovedì. Nel weekend e quindi dal venerdì alla domenica l'apertura è consentita fino alle 2:30. A Vallo della Lucania la movida sta creando non pochi problemi di sicurezza. Le restrizioni del sindaco mirano proprio a tutelarla. Ora i cittadini chiedono controlli costanti nelle ore notturne per punire chi non rispetta le nuove regole.